si aprono nuovi spiragli finanziari per le imprese che operano nel Ternano e nella media valle del Tevere. È questo almeno l'obiettivo alla base della convenzione siglata tra la società finanziaria Gepafin e Cassa di Risparmio di Orvieto. Un accordo che arriva a seguito dell'autorizzazione concessa alla stessa Gepafin da parte di Banca d'Italia all'iscrizione all'albo 106 del testo unico bancario degli intermediari finanziari vigilati, che consente ora alla società umbra con capitale misto pubblico-privato di svolgere attività di concessione di finanziamenti e di rilasciare garanzie per rischio di insolvenza a valere sul proprio patrimonio. Questa convenzione intanto ha questa caratteristica, ha la caratteristica di essere la prima convenzione che Gepafin firma con un istituto di credito per quanto riguarda il rilascio di garanzie con i mezzi propri. Quindi è il primo passo in coerenza con quello che è il nostro programma, quello che è il business plan che abbiamo presentato anche alla stessa Banca d'Italia, che prevede un'operatività con i soli mezzi propri a regime di circa 20 milioni di garanzie all'anno, che poi di fatto consentono l'attivazione di finanziamenti per 40-50 milioni all'anno. Questo è, diciamo, il passo che oggi abbiamo compiuto. In pratica le garanzie che verranno rilasciate saranno a prima richiesta e potranno essere assistite da controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Garanzie che per essere apprezzate dalla banca che le riceve, quindi favorendo così l'accesso al credito delle imprese, devono avere determinate caratteristiche, devono essere quello che si dice Basilea 2 o 3, perché adesso sta arrivando a Basilea 3 compliance, quindi devono avere determinate caratteristiche. Ecco, il fatto di essere rilasciate da un operatore 106 come Gepafin gli dà questa caratteristica intrinseca che estremamente interessante, e chiaramente questo consente alla banca di poter valutare la garanzia come più forte e quindi dare più finanza all'impresa che se la merita, perché poi è fondamentale che poi l'impresa abbia i suoi piani di sviluppo, quindi sia meritevole del giusto sostegno. Noi siamo una banca che è precipuamente presente nel territorio umbro, una banca che è sempre stata attenta alle esigenze del territorio umbro. Senza dubbio la presenza al nostro fianco di Gepafin rappresenterà un ulteriore motivo per valorizzare queste situazioni.